Pescatori, manca il tempo di lanciare la prima canna, è partita subito. Guardate che saragoni, un bel sarago da oltre mezzo chilo, guardate che spettacolo. Non ho fatto il tempo a mettere la telecamera, regà, ma mangiavo subito sto bel saragone. Guardate che bello, 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 bello. Dai, lanciamo la canna subito, ragazzi. Allora pescatori, buongiorno. Sono arrivato da circa un'oretta, ho preparato le canne. Ho lanciato la prima, ho lanciato la seconda, era buio, dico vabbè, semmai dopo vi facevo vedere i neschi. Ma come ho lanciato la seconda canna, stavo cominciando a preparare, ho visto la canna e mi era partita. E ho fatto sto bel saragone. Meno male, chi se l'aspettava, ha fatto pian corpo. Come esca sto pescando col canno ricchio, congelato naturalmente, e l'altra canna ho messa a cara in mano. Il mare è favoloso, bello, lo scirocchetto leggero leggero, diciamo che il mare è montante, l'acqua non è troppo sporca, ideale per pestisare. Dai ragazzi, meno male, dai! Andiamo a dare un'occhiata a canna cara Nicola, perché ha schiombata, c'ha la tirante. C'è un po' di correnti, mettiamogli il pezzetto d'arenicolo.
verso una bella piramide, un bel innesco di cannoricchio. Lasciamo assaggiare. C'avevo 125 a palla, mo ho cambiato, ho messo la piramide da 150 perché un pochettino me lo portavo a sinistra. Mettiamo l'arenicola e lanciamo pure quella che è l'arenicola. Allora, questa mettiamoci un bel innesco d'arenicola e cercate di una bella spina. Bella bella. Per questa piramide da 100, visto che le piramide da 100 reggo. Dai che mo famo una bella spinta. Manco tanto freddo stamattina, raga. Bello, bello, il mare è favoloso, raga, favoloso. Pulito, non c'è un minimo di sporcizia, non c'è un'alga, la corrente è leggera, l'acqua è verde. Guardate che roba, questo è proprio il mare ideale per piaisare qui. Andiamo, un altro bel saracotto! Stavolta l'arenicola ha magnata, Bello! Bello, bello, bello! Una bella sgrullata di canna! Dai!
Allora, pescatore, niente, purtroppo me ne devo andare, mi piagne il cuore perché oggi il mare era strepitoso, un mare montante, limpido, pulito, spettacolare, proprio l'ideale per prendere i sali. Il lavoro ci chiama e tocca a Nassi. In compenso sono contento perché sono riuscito a vedere due belle magnate e due belli saracotti ho rimediato. Come sempre, io condivido sempre con tutti voi, voi lo sapete. Guardate che belli saraghi, incazzati neri, guardate che spettacolo. Uno con l'arenicola, uno col cannolicchio. Ringraziamo sempre il mare che ci dà queste splendide creature. Questi li condivido con tutti voi, ragazzi. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi e ci vediamo molto presto, perché con un mare così bisogna solo andare a pesca. Un grosso saluto da Sargo. Credeteci sempre, ragazzi. Dai!